Semi-challenge Rachmaninoff, preludio, opera 3, numero 2. Molto famoso e molto semplice. Perché la chiamo semi-challenge? Perché purtroppo mi sono reso conto, dopo averlo letto a prima vista e studiato ed eseguito, che il registratore non stava registrando. Ho cliccato su REC, ho visto la luce rossa accendersi, ma in realtà era il rosso dell'accensione del registratore. Non era partita la luce rossa lampeggiante. Inconveniente davvero fastidioso, mi è rimasto quindi solo il video ma senza audio. Morale della favola, cosa fare? Buttare via tutto? No, vi dico l'ho studiato non 45 minuti come faccio di solito ma ben un'ora. Adesso vediamo il risultato e poi alla fine dirò qualcosa su questo brano. Ovviamente non è la mia esecuzione, è una challenge, di questo brano, è l'esecuzione dopo un'ora, quello che sono riuscito a tirare fuori. Thank you.
sta registrando. Parliamo di questo brano. Il brano, come l'ho letto a prima vista? Beh, a parte l'ultima pagina, le ultime due pagine, che hanno ben quattro pentagrammi, il resto era quasi così. È un brano abbastanza semplice. Non sembra nemmeno di Rachmaninoff. Di solito i suoi brani, anche i più semplici, sono davvero tosti da eseguire, ma soprattutto da leggere. Questo invece è, non dico sia alla portata di tutti, ma è uno dei suoi più semplici. Direi livello da 1 a 10, se dovessimo dare una difficoltà tecnica, 3, 3 e mezzo, ecco. È vero, ci sono tanti accordi, per cui bisogna avere una buona padronanza con gli accordi, però sono anche abbastanza comodi. In alcuni punti sono un po' non scomodi, ma bisogna allargare molto la mano e non tutti penso riescano ai primi anni. Ma rispetto ad altri brani di Rachmaninoff contenenti degli accordi, questo è davvero comodo, semplice, alla fine sono tutti rivolti. Per cui niente. È un brano che consiglio a chi ha un minimo di padronanza con gli accordi, non ci sono salti, non ci sono note veloci, il brano è piuttosto lento. Sicuramente memorizzare le ultime due pagine, cioè l'ultima parte con i quattro pentagrammi, potrà creare un po' di problemi. Poi il discorso di difficoltà è sempre relativo a chi lo suona, o meglio, il brano della stessa difficoltà potrebbe risultare a me, che sono abbastanza portato con gli accordi semplice, per un altro che magari è al mio stesso livello, potrebbe risultare difficile perché lui non è magari portato con gli accordi. Farò però un video specifico sul discorso di difficoltà dei brani. E quindi nulla. Sono passate quasi 2 ore da quando ho iniziato a registrare questo video.